Ciao, ciao, benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo video, routine visage, quindi pulizia del viso della mattina, la mia routine che faccio tutti i giorni, e delle creme e l'olio che applico sul mio viso. Comunque il tutto anti-age, perché è più 40 anni, per i più di 40 anni. Comunque, allora, cominciamo così. Allora, io la mattina appena mi alzo, c'ho il viso che fa paura, come vedete. Comunque, allora inizio così. Allora, io ho avuto questo échantillon della Yves Rocher L'Eau Micellaire acqua micellare. Allora, si chiama Sensitive Vegetal. Allora, l'ho già provata due volte e mi piace. Non l'avevo mai provato questa. Quindi, acqua micellare della Yves Rocher, vedete? L'Eau Micellaire. Allora, mi è piaciuta, quindi faccio vedere allora come la applico. Quindi la mattina quando mi alzo con la mia spugnetta, che è dura, la metto sotto l'acqua, sotto il rubinetto, la bagno per bene, ci metto dell'acqua micellare sopra, così, sulla mia spugna bagnata, e scusate, la applico su tutto il viso. Così tolgo gli ultimi residui di trucco del giorno precedente, anche se mi sono struccata, comunque resta sempre comunque piccoli residui, vedete? Ieri sera struccata, comunque rimane sempre. Quindi con l'acqua, con quest'acqua micellare, toglie tutti i residui di trucco. Quindi lo applico anche sul collo, sul décolleté. Non è un profumo speciale, neutro, non si sa più di tanto, l'odore è buonissimo. Quindi la mattina non è forte, quindi non dà fastidio. Ok, adesso ne uso proprio pochissimo. Sciacquo la mia spugna e sciacquo il tutto. Adesso sciacquo direttamente tutto l'acqua, tutto il netto. E rieccomi qua. Adesso con l'asciugamano asciugo tamponando. Ecco, adesso il viso è pulito ed è pronto a ricevere le soin della giornata, le creme del giorno. Ho lavato il mio viso con l'acqua micellare della Yves Rocher. Adesso applico quest'olio della Diadermine. Allora, olio di beauté per il viso, ecco, Nutrition Intense, nutrizione intensa. Finito satinato e non grasso. Quindi, allora vi leggo un po'. Allora, è per una pelle perfetta, quindi le imperfezioni sono corrette e la struttura cutanea è unificata. La pelle è idratata e l'éclat della pelle è ravvive più chiara, ecco.
la fermezza, l'elasticità e l'elasticità della pelle sono ammigliorate e la pelle è intensamente nutrita. Quindi si applica sul viso perfettamente pulito e fa penetrare, e bisogna poi farla penetrare con massaggi delicati. Qualche goccia basta, è sufficiente. Quindi iniziamo. Allora, questo è il packaging molto bello, ci sta la pipetta, quindi qualche goccia bastano, quindi io ne metterò un po' sulla mia mano, mettiamo 1, 2, 3 e 4 e vado a metterlo sul mio viso, scusate. Molto profumata, ho un profumo molto delicato. Scusate, ne metto ancora un po', che lo metterò anche sul collo. Un profumo molto molto delicato, leggero. Applico ancora 2-3 gocce per il collo e il décolleté. Ecco, infatti penetra veramente subito e non lascia la pelle grassa, quindi si ha un effetto asciutto. Perché certe volte capita che mettiamo certi oli o dei siri che lasciano la pelle comunque molto appiccicosa, ecco. Questa no, veramente. Adesso, dopo dell'olio, applicherò la crema, sempre della Diadermine. Allora, tengo a precisare che questi sono prodotti che ho comprato io, non mi sono stati offerti da nessuna azienda, sono prodotti che ho comprato io e che utilizzo io, quindi sono tutte cose comprate da me. Allora, questo è il Lift Ideal Perfection Soin Anti-Age Perfector Crème Jour. Quindi vedete? Allora, traduco. Diadermine, allora, Lift Ideale Perfezione Soin Anti-Age, quindi anti-età, quindi perfezione crema da giorno. Allora, stende la pelle, pelle perfetta e unificata. Ci sta un strutturateur de collagène, quindi apply complex multipeptide, non so dirvi che cosa significa, quindi anti-age. Vedete? Anti-age. Quindi per una pelle perfetta è una pelle strutturata liscia, elastica e rasodata. Come anta, la pelle voilà, unificata. Aspettate un po', vabbè, questo non interessa. Ora, ecco, la soluzione è piuttosto questa: unifica la struttura cutanea e illumina la pelle, riduce visibilmente le rughe e migliora l'elasticità l'elasticità della pelle per avere una pelle unificata e perfetta. Ecco, ho cercato di spiegarvi più o meno. Quindi, allora, come si applica? Allora, applicate ogni mattina sul vostro viso, perfettamente pulito e fate penetrare con massaggi delicati. La sua texture è una base eccellente per il trucco. Quindi, questo con questo fanno vanno proprio insieme.
si mettono tutte e due insieme. Ok, allora apro, prendo. Io metto sul collo, un po' sulle orecchie, non dimenticate perché anche le orecchie hanno bisogno di essere idratate. E vado con i massaggi. Allora, io la stendo così, sempre verso l'esterno, non si mette sotto ai contorno occhi. Dietro le orecchie, perché anche loro hanno bisogno di essere idratate, sul décolleté. Adesso io faccio così. Allora, metto le mani, se abbiamo un po' il doppio mento, metto le mani così e cerco di aprire la bocca forzando. Così rinforza i muscoli del mento. Beh, non è bello da vedere, però. Poi io faccio così, faccio dei massaggi così sull'ovale del viso. Poi anche qua, sulle sopracciglia e sulle gote, mi sembra che si dice così, sulle gonge. Poi per la ruga del leone io ho mi hanno imparato tanti anni fa di fare così, mettete le due mani così, le due dita, voglio dire, e stirate la ruga del leone, la ruga d'espressione. Qui si dice la ruga del leone, non so se in Italia si dice così. E vedete che se lo fate tutti i giorni, perché io ho tendenza sempre a chiudere gli occhi quando ci sta il sole, ecco, e ci sta proprio questa ruga che non mi piace. Quindi cerco di fare così tutti i giorni. Ecco. E la ruga si stende leggermente. Ok, quindi mandate tutto all'esterno, stirate. Fate quello che volete, più ne fate è meglio è, se ci avete tempo, se no mettete, stendete la vostra crema e andate. Io la mattina c'ho più tempo, quindi lo faccio. Ok, più la lavorate la crema e più penetra e più adesso passiamo per finire sì. Allora, no, mi sto sbagliando. Ecco, il roll-on per gli occhi, quindi sempre della stessa linea di Adiarmin. Allora, roll-on défatigant contro la stanchezza degli occhi, quindi soin contour des yeux ultra performant. Ecco, allora, retenseur longue durée, réduit poche et cerne, quindi per le poche, le poche e le cerne. Allora, questo è uguale. Roland Dermina, Team Elastine, et un soin anti-age, quindi André Taquet,
Offre un effetto retensore che stira la pelle, lunga durata e riduce cerne e poche e gli occhi gonfi, quindi come si chiama? Le poche qua sotto gli occhi, gonfi e quindi riduce ecco, e gli occhi gonfi, sì, metti così. Stimola il collagene, quindi toglie anche le rughe che ci sono intorno agli occhi, le poche serene con gli occhi gonfi. Quindi si mette applicare ogni giorno sul contorno degli occhi, pulito, effettuando dei movimenti dall'interno all'esterno. Il prodotto è automaticamente liberato dal tubo senza schiacciare. Quindi questo è un roll-on. Scusate, faccio la crema, sono male, scivola. Ecco, vedete? Allora, io lo metto in frigo. Allora, quando lo mettiamo in frigo, l'antiserna per gli occhi, il contorno occhi è più efficace perché è fresco, quindi rinfresca specialmente la mattina quando ci alziamo. Abbiamo gli occhi gonfi, quindi è meglio, però se ve ne dimenticate è lo stesso. Allora vado ad applicare il prodotto. Ecco, vedete? Non so se lo vedete, ma occhi, bello fresco. Io lo metto anche un po' sopra. Mi piace molto col roll-on perché il prodotto non si tocca con le mani, quindi non ci sono batteri che entrano e una volta finito si chiude e non si tocca con le mani. Quindi, allora, incominciate a dall'interno degli occhi, schiacciate se potete. Io faccio così, io schiaccio su quattro punti. Uno, due, tre e quattro. Uno, due, tre e quattro. Tre volte. Uno, due. 3 e 4. Questo è per togliere il gonfiore. Ecco. Allora dopo con le dita c'è questo movimento sempre verso l'esterno. Io lo metto anche sopra, però ci sono quelle forse che non sopportano metterlo sopra, ma a me piace metterlo anche sopra, quindi massaggiate qui di lato dove ci sono le rughe, le zampe di gallina. Così. Ok. Io con i polpastrelli, così mi sembra che si chiamano, più faccio è meglio, perché io la mattina ho comunque gli occhi molto gonfi e quindi una volta applicato la crema. Se devo uscire, mi devo truccare, poi faccio la routine del trucco, ma questo ve lo farò un'altra volta, in un altro video. Per terminare, metto il balm per le labbra, quindi al macadamia della Yves Rocher. Stamattina come non esco, non mi trucco. Quindi applico per bene il mio balm e questo è tutto. Quindi ragazzi, ci vediamo per un prossimo video che vi farò la prossima volta sul trucco della giornata. Ok? Ciao, spero che questo video vi è piaciuto, che vi è stato utile, che vi ho dato delle spiegazioni per
come mettere la crema da giorno, come mettere il rollon per gli occhi, eccetera. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto. Mettete i commenti perché a me mi fa sempre piacere avere i commenti da parte vostra e mi fa anche piacere rispondervi. Quindi ragazze e ragazzi, se questo video vi è piaciuto, spolliciate un pollice in su, non vi dimenticate e condividetelo, così il mio canale può crescere un po' di più e potrò fare video, altri video che può darsi che altra gente mi chiederà. Quindi ho parecchi video ancora che devo fare, che parecchie ragazze mi hanno chiesto. Comunque manco di tempo, quindi non posso fare tanto tanto. Comunque li farò sicuramente parecchi video che mi sono stati richiesti. E quindi ragazze, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. È gratis, quindi venite. E mi farà un piacere enorme rispondervi se mi lasciate dei commenti. Quindi vi lascio con un bacione e vi auguro una buona giornata. Ciao!